vi lascerò orfani, il Padre mio vi donerà lo Spirito. Eppure quante volte ci sentiamo orfani di fronte alle sofferenze, di fronte alle difficoltà, alle crisi, ai fallimenti. Pensiamo che cosa significa oggi il lavoro che non c'è o stenta a ripartire. Che cosa significherà la politica, la socialità, l'economia dopo una crisi così grande come quella che stiamo vivendo? Gli atteggiamenti allora possono essere due. Il primo è quello della remissività. Lasciare al male l'ultima parola, non c'è più niente da fare. Oppure dall'altra l'atteggiamento del supereroe, non ho bisogno di nessuno, sono capace di fare tutto da solo, vedrete quali superpoteri sarò capace di sfoderare davanti a voi. Ma no, in un caso o nell'altro andresti a sbattere contro il muro, non ce la faresti. Lo spirito che Gesù ci promette non è uno spirito di timidezza, di remissività, ma di forza, di coraggio. Ma attenzione, non ci trasforma in supereroi. Ci permette, semmai, di attraversare bene, in modo sufficientemente fiducioso, la realtà che stiamo vivendo, leggendola in profondità. Vi ricordate, per esempio, quando in un momento di grave crisi ce l'avete fatta? Non perché avete fatto i supereroi, ma perché, senza sapere bene il motivo, avete tenuto? Siete riusciti a non soccombere? In quel momento avete colto che quel coraggio arrivava da molto lontano. È stato un dono. Non era limitato soltanto alle vostre capacità. O quando, per esempio, invece di chiudervi e di pensare di poter fare tutto da soli, vi siete affidati a chi era attorno a voi. E chi era attorno a voi vi ha guidati, vi ha accompagnati, vi ha aiutati, ce l'avete fatta. Ecco, quelli sono i momenti in cui per un attimo avete colto il gusto, la bellezza, la freschezza dello spirito di Gesù. Un grande autore, un grande teologo, von Balthasar, definiva lo spirito come l'espositore, colui che ci dà la forza di esporci, ma di esporci nella nostra fragilità per quello che siamo, affrontando la vita, le cose, la realtà in modo fiducioso, ma sempre rimanendo con i piedi per terra, con saggezza, passo dopo passo. Non è forse questa la saggezza, la forza di cui abbiamo bisogno? Preghiamo così in questa domenica, che lo Spirito di Gesù non ci renda remissivi, ma che nello stesso tempo non ci trasformi in supereroi, non ne abbiamo bisogno. Chiediamo allo Spirito che ci renda profondamente umani, capaci di apertura, di solidarietà in un momento difficile. Sarà questo che ci permetterà ogni giorno di dare ragione della nostra speranza, ma sempre con delicatezza, sempre con rispetto, senza lasciare al male l'ultima parola. Con questa saggezza, con questa fiducia, ci auguriamo una buona domenica. Un abbraccio forte a tutti voi.